Scoops. Never going home. Fai finta di niente, che è arrivato. Fai finta di niente. Aspettate che vado a prendere la sigla. 5, 4, 3, 2, 1. Sigla. Sigla. Ci sono. Vi amo, vi lovo assai, vi voglio bene. Si parte con l'appello. Qua che casca l'asino. È la nuova sigla del professor Schettini. Buongiorno, prof. Sigla invernale. Senti che bella. Let's get physical. Com'è? Ma che figata di sigla, grazie. Severini, è stato Severini. Con tanto amore l'ha fatta. Infatti, io lo premierei con una bella interrogazione, per esempio. No, per ringraziare. Ma no, ma io Friscia lo premierei semplicemente con un bel 8.5, lo mandiamo già a posto. Benissimo. Hai capito? La prossima volta la faccio io la sigla. Le domande degli ascoltatori che arrivano durante la settimana, perché noi lo diciamo che voi potete chiedere al professor Schettini quello che volete. Sì. E abbiamo quindi, vuoi fare l'appello prima, Vincenzo? Certo, naturalmente, partiamo subito con Friscia. Sente. Ah, non c'è oggi? Non c'è. Ah, c'è, se sono nascosto. Sì, sotto, guarda, sotto il bancone sei nascosto. Vabbè, Friscia, viri fuori, esci fuori dal bancone. Renditi visibile, fatti colpire dalla luce, fatti vedere. Allora, poi Pettinelli. Presente. C'erano dubbi, ragazzi. Io ci sono sempre. Severini. Ecco, c'è anche Severini che ha preso 8.5, quindi non viene interrogato. Tu sei raccomandata, quindi alla fine chi tocca? Non lo so, adesso sentiamo la domanda degli ascoltatori. Sentiamo. Che possono chiedere, vi ricordo, mandando una domanda vocale al 388-22-38822, quello, la curiosità che hanno. Su questo lo dico, Vincenzo, non mi interrogare che non so niente. Ecco la domanda. Eccola. Buongiorno prof, mi chiamo Alberto da Brindisi e la mia domanda per lei è a proposito del quanto. Vorrei sapere che cos'è, a cosa serve, ma soprattutto dove si trova. Grazie mille, attendo una sua risposta. Ma cos'è? Io non so niente. So che esiste la fisica quantica, no Vincenzo? Ma di quantistica, più la quantistica. La quantistica. Esatto. Vabbè, io partirei così con delle riflessioni della persona che secondo me in classe è più vicina a questo ramo della fisica, che è Friscia. Secondo me Friscia è particolarmente affine alla fisica quantistica. Friscia, allora, che cos'è il quanto? Allora, sul quanto è più preparato Severini, perché insomma... Vabbè, adesso prova a buttare una cosa, io non ne so... Io allora, è una cosa che fa spesso... Faccio la mia figura da ignorante, non lo so, è una particella piccolissima, meno dei protoni, dei neuroni, proprio meno dell'atomo, è quella? Allora, intanto diciamo questo, che di cosa siamo fatti? Noi siamo fatti di sostanze, che sono fatte di molecole, che sono fatte di atomi. E se andiamo in fondo, alla fine, i mattoncini principali che troviamo sono l'elettrone e il protone. Al centro del nucleo formato da protoni e neutroni. Sì. Però attenzione, in realtà anche i protoni e neutroni sono formati da quarks. In realtà la fisica ci dice che il quanto è il mattoncino più piccolo della materia, appunto si parla di quanto da quantità. E se volete l'elettrone è un quanto, il quark è un quanto, anche la luce stessa è fatta da quanti chiamati fotoni. Quindi rispondere che cos'è il quanto è il mattoncino più piccolo di tutti. A cosa serve il quanto? Insomma, qui non dobbiamo sempre pensare che... diciamo, se l'acqua serve a fare questo, quello serve a fare quell'altro. Diciamo che il quanto serve a ragionare sul discorso della formazione degli oggetti. Cioè noi esistiamo grazie al fatto che esistono i quanti, perché siamo costruiti da queste particelle, che tra l'altro si comportano in maniera molto, molto, molto controintuitiva rispetto agli oggetti, diciamo, del mondo di tutti i giorni. E poi mi pare il nostro amico chiedesse anche dove lo troviamo. Ovunque. Risposta? Dappertutto, brava Pettinelli, esatto, dappertutto, cioè ogni oggetto è formato da atomi e tutti gli atomi sono formati da questi stranissimi, piccolissimi oggetti che la fisica ha codificato appunto attraverso la teoria quantistica. Sì. Ho la mano alzata perché nessuno ha mai visto un quanto, è tutto teoria. Allora, vedere intendendo con gli occhi, perché attenzione, come al solito noi esseri umani siamo abituati a ragionare con i sensi, cioè io vedo una cosa, la vedo davanti a me, vedo un camion se lo vedo, vedo una mela se la appunto. Vedo, nessuno può vedere con gli occhi i quanti, le particelle, ma si possono indagare attraverso degli esperimenti, si può indagare il loro comportamento. È come dire, scusate, vi faccio capire una cosa, una stanza al buio, c'è un oggetto al centro, però tu non lo vedi perché è al buio, ma se inizi a lanciare delle cose, insomma, inizi a lanciare degli oggetti e qualcuno di questi oggetti ti torna indietro,
tu ti rendi conto che in quella stanza, anche se non vedi, c'è qualcosa, perché lanciando ste palle, che ne so, ste palle di gomma, ti tornano indietro. Capite? Quindi l'indagine nasce proprio utilizzando esperimenti per poter interferire con queste particelle e quindi capire come si comportano. Pensate a una cosa importante, la fisica nel Novecento pensava di aver scoperto tutto agli inizi del Novecento, poi arriva la meccanica quantistica che spariglia completamente le carte, quindi si apre una nuova fase della fisica, cosa che probabilmente succederà di nuovo quando ad esempio i fisici spiegheranno la materia e l'energia oscura. Faccio domanda, professore, io lo so che interrompo, chiedo scusa, però mi vengono in mente le cose. Vai. Se riuscissimo a scomporre la Pettinelli in quanti, sarebbe più facile trasportare nello spazio per poi ricomporla da un'altra parte come era prima. È una cosa possibile? No, ovviamente, teoricamente sì. Allora, ho capito, tu stai praticamente parlando del teletrasporto. Quantistico. Ho un vago ricordo di un articolo, si parla di una particella teletrasportata quantisticamente, però non ricordo sinceramente precisamente di cosa si dicesse in quest'articolo. Il problema invece per gli oggetti composti da miliardi, miliardi di miliardi di particelle come la Pettinelli, insomma la vedo un po' dura. Diciamo che Anna, noi ti vogliamo qui sulla Terra, non ti vogliamo. ma voi chi la volete? Cioè, chi è che la vuole qua sulla Terra? Che noi no. Voi, però è affascinante, Vincenzo, è affascinante questa teoria di poter scomporre e ricomporre la materia per poterla per farla viaggiare a velocità che non sarebbero pensabili, no? Se fosse nella sua interezza. Questa è una cosa che mi affascina molto della fisica. Tra l'altro è una dei rami della fisica che affascina di più tutti noi, perché a me vengono fatte tante domande su questa branca della fisica, eccetera, quindi è bello. Evidentemente piace molto. Grazie per la domanda, interessante. No, tra l'altro voglio dire, talmente importante nel momento, gli hanno dedicato anche una canzone. Quale? Dimmi quanto. Va bene, grazie Vincenzo, buon lavoro. Sette più. Ciao e buona giornata, ciao Vincenzo, un abbraccione. Ciao, è anche il nuovo singolo della Pausini, si chiama proprio Ciao, senti. Sentiamola.